Dodicesima giornata di ritorno per questo campionato di seconda categoria, girone F. A Tolentino arriva il Caldarola capolista che non vuole soltanto ottenere i tre punti, ma mira al risultato finale, a mettere in sicurezza il campionato. Diamo lettura delle formazioni che scenderanno in campo quest'oggi. Per l'Elfa Tolentino, mister Giorgi ha scelto in porta Scarpacci, e poi troviamo Ceresciolli, Cervelli, San Paolo, Piriti, Mogliani, Domizioli, Meschini, Pieroni, Rossini, Vita. In panchina invece ci sono Cantenne, Maccari, Palmieri, Salvucci, Bentivogli, Petritoli. Il Caldarola invece schiera fra i pali Frascarelli, Buldorini, Innamorati, Pesaresi, Paolucci, Luciani, Duca, Frapiselli, Maccari, Cervelli e Gentili. In panchina invece troviamo Alin, Corradini, Nerpiti, Capenti, Cecchetti, Bignos ed Emanuele Luciani. L'arbitro di quest'oggi è il signor Caraffa della sezione di Macerata. Tutto pronto, vediamo adesso le squadre che si stanno disponendo in campo per questo inizio di partita. Sedicesimo minuto di gioco, punizione di Rossini. Frascarelli si allunga e riesce a parare. 23esimo minuto, punizione di Cervelli che tira di sinistro e anche in questo caso Frascarelli si fa trovare pronto. Al 34esimo invece c'è l'azione che porta al vantaggio il Caldarola. Paolo Pesaresi dà punizione. Pesaresi, che quest'oggi è il capitano del Caldarola, serve un assist perfetto per Simone Innamorati che svetta su di tutti e insacca di testa. Finisce qui il primo tempo e il secondo tempo inizia con una spinta diversa rispetto ai primi 45 minuti. Infatti già al quinto minuto Innamorati che recupera il pallone controllato male da Pieroni. Innamorati si porta in avanti, scambia con Cervelli, Cervelli che poi restituisce a Innamorati. Innamorati per Maccari che segna forse con la complicità di Cervelli. Decimo minuto, c'è invece una occasione molto interessante per l'Elfa Tolentino, una punizione di Cervelli che tira di sinistro, Frascarelli si allunga, la palla finisce sul bordo esterno del palo e poi esce definitivamente. 17esimo minuto, il neo entrato biancorosso Emanuele Luciani supera Cervelli dell'Elfa, arriva nell'area piccola, crossa sulla sinistra dove trova Gentili che di sinistro segna. 22esimo minuto, vediamo Francesco Gentili che entra in area e viene fermato fallosamente dal numero 4 dell'Elfa Tolentino che si becca anche il cartellino giallo. Dal dischetto va Capitan Pesaresi che segna con un preciso tiro angolato. 80esimo minuto, vediamo Emanuele Luciani che mette in mezzo per Gentili, poi Frapiselli che con un preciso sinistro segna il 4-0. 88esimo minuto, c'è il tiro di Ferranti, un tiro molto molto pericoloso che Frascarelli manda in angolo. Dal conseguente calcio d'angolo battuto da Pieroni arriva il gol dell'Elfa Tolentino segnato da Meschini di testa sul secondo palo. Finisce qui questa partita così importante con il Caldarola che non si è risparmiato e ha battuto 5-1 l'Elfa Tolentino. Per festeggiare ci sono anche i fuochi d'artificio e vedete che dopo il triplice fischio tutti i giocatori in campo festeggiano, salutano i tifosi e sono contenti di tornare dopo 2 anni in prima categoria.